Radio Radicale, siamo col Presidente della Commissione Bilancio della Camera, Borghi, della Lega, per parlare del dibattito sulla fiducia e del voto finale sul DDL Bilancio. Allora, in che quadro arriviamo oggi a questo dibattito? Molti capigruppo sono intervenuti nel dibattito sulla fiducia parlando di clima surreale, di incertezze sul quadro, diciamo, con cui si arriva a questo voto, ben sapendo che sarà una fiducia su qualcosa che cambierà. Ma innanzitutto però noi portiamo questi saldi, cioè quello che le finanziarie non si fanno sui, si dice, non si fanno sui giornali. Cioè in questo momento noi abbiamo un livello di spesa che è ben definito, con dei fondi che sono quelli per le grandi misure, quelle relative al reddito di cittadinanza e alle pensioni, che sono intatti, con i fondi che avevano semplicemente un'allocazione senza nome, che sono adesso vestiti e sono nati, diciamo così, no, in tante proposte che portano benefici concreti, perché noi abbiamo previsto, con anche un buon lavoro da parte dell'opposizione, che sono stati assolutamente intransigenti, perché i lavori in commissione sono stati difficili. Basta che chiunque non c'è stato non lo capisce cos'è, e anch'io non è la prima che gestisco di legge di bilancio, e posso assicurare che è una grande esperienza. Comunque sono stati quasi 300 ore in commissione con lotta senza esclusione di colpi, ma in questo momento abbiamo tante misure a favore di tante categorie che ne hanno bisogno. Abbiamo misure a favore dei ciechi, abbiamo misure che tagliano, che raddoppiano la deducibilità dei capannoni, chieste precisamente dagli artigiani. Abbiamo delle misure anche semplicemente di semplificazione della vita, come per esempio il fatto di poter avere la carta d'identità elettronica direttamente in posta. Abbiamo misure che aumentano l'uso del contante per i comuni turistici. Insomma, sono tutte cose che potrebbero, in piccolo e in grande, visti i limiti che ci sono, migliorare la vita dei cittadini italiani. Per cui io penso che, insomma, un bel lavoro è stato fatto, sono stati fatti anche degli errori tecnici che io vorrò riguardare uno per uno, perché dopo aver fatto una fatica terribile, no, con 300 ore arrivare in commissione e poi dover ritornare due volte in commissione perché c'erano degli errori da parte di qualcuno, voglio andare a ritrovare chi sono gli errori da parte di qualcuno. Comprensibile, perché 700 emendamenti e così via, è stato un lavoro incredibile da parte degli uffici, da parte della ragioneria, da parte dei funzionari, no, che hanno stilato questa cosa. E chiuderla in anticipo sui tempi è stato, vi assicuro, una manovra molto difficile. Poi perdere tempo un intero giorno praticamente per degli errori formali, vi posso assicurare che ho trovato fastidioso, e proverò a ricostruire cosa sono stati gli errori. Ecco, cos'è successo sull'ecotassa, sulle auto, su questa vicenda? I giornali ci hanno un po' forse ricamato eccessivamente, però c'è stato uno scontro reale? No, non c'è stato uno scontro reale, perché in realtà si è discusso molto poco di questo emendamento. Purtroppo, per come sono fatti i lavori, tante volte magari si passano ore a discutere su emendamenti che non passeranno mai, e si passa poco tempo a discutere su quello che invece potrebbe passare. Diciamo che è stata abbastanza irrituale il modo con cui è stato presentato, ma ripeto, chi non è mai passato in una legge di bilancio non capisce come funziona. Cioè, fino all'ultimo momento i testi variano. Questo emendamento in particolar modo, ho ricostruito anch'io la genesi perché non me lo ricordavo. Quindi quando è venuta fuori la polemica lei è rimasto un po' sorpreso? Ma sì, sono rimasto un po' sorpreso perché non lo ricordavo, ho ricostruito la genesi, e c'era questo emendamento della Lega sulla tutela della pesca, che questo sì mi ricordavo che era stato approvato, anche perché mi sembrava un'ottima cosa, che aveva bisogno di copertura. Ed è stata trovata da parte dei rappresentanti del governo la copertura a questo emendamento col gettito di questa, che è stato inserito dentro nell'articolo dell'inconsapevole Viviani, poveretto, no? Che lui pensa, lui è un pescatore, pensa solo a tutelare. Della Commissione Agricoltura, lo seguiamo spesso. E certo, lui pensa a tutelare i pescatori, no? Di sicuro non pensa alle automobili. Solo che per strani movimenti, a copertura di questo emendamento è arrivato la cosa delle auto, che non era oggettivamente stata discussa più di tanto né in commissione, perlomeno
non noi, sicuramente magari era stata discussa a livello di governo o similari. Io l'unica cosa che so da Presidente è che quando c'è un emendamento in votazione deve avere il parere favorevole dei relatori e del governo. Poi insomma, come certo. Io leggo i titoli degli sì. emendamenti. Avete fatto un lavoro per poi diciamo ripensare al calo dell'eventuale deficit a seguito di una conclusione positiva della trattativa? Ma se dovesse, io non ripeto, non lo so, io al momento valuto i saldi così come sono e penso che la più probabile situazione sarà che i saldi rimarranno tali. C'è un fatto però, se veramente verrà rideterminato il costo delle due misure principali a seguito di relazioni tecniche che dimostrino che la quota 100 il primo anno, come io credo per esempio, costerà di meno, perché in bilancio c'era l'intero anno, probabilmente partirà a febbraio, credo anche il reddito di cittadinanza partirà a febbraio, due mesi di ritardo di queste misure sono quasi 4 miliardi, sono 3 miliardi e 6. No, 3 miliardi e 6, no, non vorrei dire scemenze, no, sono 2 miliardi e 6, ecco, che in ogni caso è una cifra importante, perché certo. Qualora non si trovasse accordo con l'Unione Europea e questa cifra non fosse considerata sufficiente per terminare procedure di infrazione, il suggerimento che ho dato io, non dipenderà da me la decisione, il suggerimento che ho dato io a Salvini è che in questa legge di bilancio sono emersi tantissimi bisogni per l'Italia che rimangono senza risposta, perché non c'erano i fondi, perché non c'era la possibilità. Per investimenti credo che nella stessi emendamenti che non sono stati approvati ci siano molte risposte di come si potrebbe impiegare quella cifra qualora fosse risparmiata. L'ultima questione, vuole dire qualcosa sul caso Dall'Osso e anche su quello che si è detto su Tria? Dunque, sul caso Dall'Osso posso dire solo una cosa, perché c'è addirittura qualcuno che a mezza bocca mi accusa di non averlo trattato bene nel dibattito in commissione. Io invece l'ho difeso nella sua dignità di persona normale, perché quando qualcuno dall'opposizione mi ha accusato dicendo che poverino dovevo difenderlo, io non ho, per quando discuteva col suo collega, discutevano, non, sì, sì, sì. Non sono venuti alle mani, discutevano. Io ho detto, voi forse avrete visto uno che discuteva con un poverino. Io ho visto due persone che litigavano, perché per me un disabile è una persona. Se qualcuno ha un'altra idea, non è la mia. Io penso che un disabile sia una persona esattamente come me. Certo, una persona esattamente come me che ha delle esigenze fisiche, ma per litigare non si può litigare. Si può litigare, penso. Quindi io ho difeso la sua prerogativa di persona uguale, cosa certo. Che per me. Tria? Ma Tria, secondo me, ha avuto un buon coraggio a venire in Parlamento con quel clima che c'era, ma era l'unica cosa da fare. Cioè, io penso che fosse giusta la domanda delle opposizioni in quel momento di avere chiarimenti, perché è vero che non si deve ragionare sui titoli di giornale, perché altrimenti dovremmo rifare la manovra 100 volte ogni volta che c'è qualche titolo di giornale inventato anche da qualcuno. Però non era peregrina come domanda, no? Il fatto di dire, beh, ma scusate, noi stiamo lavorando accapigliandoci, no, in certi casi in maniera passionale su un milione e magari scopriamo che varia di un miliardo la manovra. Certo. Il fatto che il ministro sia arrivato e non potevo ovviamente dire nulla su eventuali trattative, ma che abbia rassicurato sul fatto dicendo che il lavoro fatto qui alla Camera non sarebbe stato stravolto, no, al Senato, perché nel caso se anche ci sarebbe stata un'incisione dei fondi qua da noi non considerati, secondo me è stata una buona operazione. Penso anche che dall'altra parte, però ovviamente il ministro non è un politico, il fatto che inizialmente non volesse, diciamo così, sottoporsi alle domande, lì forse è stato anche un po' colpa mia, perché in una maniera o nell'altra io ho detto bisognerebbe fare prevederebbero anche le domande, Diciamo, il dibattito in aula.
però non posso obbligarti, cioè è importante che tu venga, piuttosto che niente fai solo la comunicazione. Certo. Insomma, a me sembrava, poi le opposizioni sono insorte in quel momento, ma cioè, ragazzi, uno a un certo punto deve anche capire che questo è il Parlamento, insomma, e quindi una certa dose di interlocuzione ci vuole, e io penso che sia stato un atto, alla fine, venire in commissione sia stato un doveroso atto di rispetto, e credo che la conclusione in anticipo del dibattito, o quantomeno nei tempi del dibattito da parte della commissione, sia merito di Tria. Cioè, alla fine, tutto sommato, gli va detto che quel suo intervento è stato quello che ha, in una maniera o nell'altra, sbloccato le tensioni che andavano accumulandosi da tanto tempo in commissione, e alla fine ci ha consentito di chiudere in bellezza, direi, i lavori di una finanziaria molto molto difficile. La ringrazio soprattutto per la sincerità e la franchezza, e ringrazio il Presidente della Commissione Bilancio della Camera, l'onorevole Borghi della Lega. Grazie.